piena fiducia a Roberto D'Aversa. E questo è il leitmotiv che i dirigenti della Virtus Lanciano hanno ribadito più volte in questi giorni, subito dopo la presentazione ufficiale del nuovo tecnico rossonero. È il caso del vicepresidente dei Frentani, Guglielmo Maio, che ha parlato anche di mercato e di come avverrà la costruzione della squadra che affronterà il terzo campionato consecutivo di Serie B. Una costruzione che, secondo Maio, dovrà avvenire con la collaborazione e l'entusiasmo di tutto l'ambiente, a partire dai tifosi. Gli esempi ne è pieno il mondo del calcio di un mercato fatto negli ultimi giorni, cioè, potrei dirne 100.000, da Ibrahimovic che è arrivato negli ultimi giorni al Milan 2 o 3 anni fa, quindi il fatto che la squadra non sia completa è un problema un po' di tutti, non è un problema solo del Lanciano, perché sappiamo che la situazione economica generale è quella che è, le migliori occasioni si trovano agli ultimi giorni di mercato, questo ormai l'abbiamo imparato. Una cosa che volevo rimarcare è il fatto di dare una mano a Roberto, un po' tutti, perché è facile poi puntare il dito e dire sempre le stesse cretinate, tipo non è mai allenato, lo sapevamo, eccetera eccetera. Cioè qua si sta cercando di costruire un qualcosa e anno dopo anno si è sempre migliorati, da quando siamo partiti ormai 6 anni fa. E stiamo sempre un crescendo, e crediamo sia la scelta più azzeccata perché conosce bene l'ambiente, e oggi nel calcio, come dice giustamente il direttore, c'è poco da inventarsi, si inventare già tutto, quindi quando conosci bene l'ambiente, quando sai che ci sono dei giocatori che ti potrebbero dare tutto, già siamo un 80% dell'opera. Poi lui è sempre stato un po' allenatore in campo e quindi credo che sappia, coadiuvato da un ottimo staff che ho avuto modo di conoscere in questi giorni, credo che possa far bene. Il vicepresidente ha poi parlato anche del cosiddetto modello Lanciano, un modello che punta molto nel lanciare i giovani talenti italiani e che ormai è conosciuto anche in altre parti d'Europa e del mondo. Un modello che i rossoneri adotteranno anche quest'anno, puntando sulla linea verde, senza nomi di grido. Io sono contento, perché spesso si dice pure negli altri ambienti, no? Già il fatto che si conosca Lanciano un po' in tutto il mondo, dai giornali di quest'anno, quando siamo stati primi, in Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia, se ne parli, per noi è un motivo di enorme soddisfazione. Tra l'altro anche in Cina ho visto, mi hanno mandato un link qualche giorno fa. Poi posso dire che in mezzo a mille difficoltà, come ovviamente tutto questo mondo è pieno di difficoltà, credo che il Lanciano sia un esempio gestionale, sia societario che soprattutto sportivo. Quindi il merito di una struttura che abbiamo avuto, credo il merito di tenere, perché se si crea, cioè noi siamo per costruire, non siamo per distruggere, perché se il primo anno dovevo cacciare tutti quelli che mi dicevano di cacciare, cioè oggi saremmo a... perché nel calcio purtroppo è questo, ma il calcio è una società come sono le società imprenditoriali, se si dà fiducia a una struttura bisogna, perché tu vuol dire che ci vedi qualcosa, vuol dire che devi portare avanti quell'idea.